Radio Caverna, Alpi Marittime. Allora, io non faccio particolari domande, se vorrei parlarmi un po' della storia di questa casa editrice. La storia di intanto non ho detto la casa editrice, è l'Araba Fenice, che ha sede a Boves. Siamo nati a Cuneo, poi ci siamo spostati a Boves nel 97, dopo 6 anni di vita, perché per ragioni economiche. In realtà è una città appena, come dire, nella prima cintura cuneese, una città famosa per essere culla degli episodi iniziali della resistenza, anzi proprio della nascita delle prime bande partigiane. Città martire perché bruciata dai nazisti il 19 settembre 43. E, insomma, il luogo è quello, l'anima della casa editrice è dentro il suo catalogo, che è un catalogo a forti radici piemontesi, con una scelta diciamo non voluta inizialmente, ma poi evoluta negli anni, accorgendoci che c'era un pubblico, c'era una nicchia di mercato abbastanza consistente, che è stata lasciata vuota da altri editori che non erano riusciti poi a rimanere sul mercato, senza fare nomi, alcuni sono ormai spariti da tempo, e noi abbiamo scelto di potenziare il catalogo, che inizialmente invece era nato per pubblicare grandi opere dimenticate come La storia della civiltà di Will Durant, che negli anni 60 e 70 era stata pubblicata da Mondadori, per cui diciamo è stata una virata a 180 gradi, ecco. È nata dalla pubblicazione di Sans Souci di Augusto Monti, un capolavoro della narrativa del primo Novecento, che Einaudi ha tenuto in catalogo fino all'81, e noi abbiamo ripreso nel 93 dopo che era scomparso, e dall'altra parte dal libro più famoso delle città piemontesi, che Petrini ritiene il suo libro ispiratore per il movimento Slow Food, che è Nonna Genia di Luciano De Giacomo e Beppe Lodi. Questi sono poi due libri che hanno dato origine a un catalogo che poi si è ampliato a partire dal grande regalo del Mandrogno dei fratelli Erizzo, un libro che abbiamo in catalogo da 16 anni, continua a vendere in modo veramente sorprendente. E da tutte le opere di Maria Tarditi, scrittrice, abbiamo scoperto il suo terzo libro nel 2004, abbiamo poi pubblicato tutta noi da allora, 16 libri in tutto, a Laura Trossarelli, ai libri di Maurizio Rosso, di Massimo Novelli, di Alessandro Mondo, di Alessandro Dutto, che è l'altro editore che scrive, insomma, con delle bellissime opere di ambito piemontese, come il venduto in migliaia di copie, uno dei best seller, che è Storie piemontesi, appunto. Abbiamo tanti altri libri in catalogo, soprattutto dedicati al mondo della natura, come il libro sulle erbe spontanee e commestibili, che è long seller, ormai oltre 25.000 copie vendute, che sono tante per una casa come la nostra. I libri sulle funghi, sui liquori, sulle piante rare, sulle piante da frutto spontanee, insomma c'è un sacco di, e le piante medicinali che abbiamo appena ristampato. E poi c'è tutta una parte di catalogo storico che è legato soprattutto alla storia del Novecento, alla Resistenza, come è uscito l'anno scorso l'ultima intervista a Giorgio Bocca, un'esperienza formidabile, è uscito adesso la storia di Marcel Dea, Il fantasma di Vichy di Massimo Novelli, che racconta la storia degli anni bui della fuga dei nazisti dopo la guerra, con la copertura dei nostri servizi segreti e della CIA americana, con i libri sugli INI, gli internati militari italiani, come Fuga da Berlino di Paolo Chiapero, un buon bestseller, come I ragazzi che avevano l'aquilone di Franco Brunetta, che ha vinto un premio nazionale dell'AMPI a Osimo nelle Marche. E, insomma, abbiamo un catalogo di storie di oltre 60 titoli, tutti dedicati appunto alla storia del Novecento, le lettere della Grande Guerra di Augusto Monti, per dire, tra gli altri titoli posso citare, e poi un catalogo di narrativa che ha sia radici piemontesi che liguri, perché poi la nostra espansione ligure ha portato anche a scoprire autori genovesi, savonesi, cellesi, imperiesi, quindi abbiamo in narrativa adesso abbiamo circa 300 titoli, quindi in tutto il catalogo a circa 500 titoli vivi, diciamo che è già una storia. Quest'anno facciamo 26 anni che ha un suo, ha già creato qualcosa che vale la pena di essere considerato
editorialmente valido. Sì, voi non siete qui, ma io sto vedendo una bancarella qua che in effetti è ricchissima di collane e di punti di interesse diversi, importantissimi. Uno che non è stato citato, del quale ho anche un volume già io a casa, perché ho già conosciuto questa casa editrice, è il settore anche dell'infanzia, che ho visto che è iniziato a esserci, forse di recente. Sì, sì, è forse il più recente, è nato neanche 10 anni fa, tra l'altro con un libro di Nicola Bolaffi, il bambino che parlava le cose, Marco Sognatore, e adesso si è ampliato, siamo intorno alla 15ina di titoli, anche se è un settore molto difficile perché i bambini sono molto più selettivi dei grandi, hanno bisogno di riferimenti certi, però siamo arrivati a alcuni titoli che hanno avuto un buon successo, come Ci vuole un albero di Tiziano Fratus, e poi è diciamo un libro che ha venduto molto, è stato Quando i bambini nascevano sotto i cavoli, che sono piccole storie di una signora Langarola, racconta storie molto semplici però molto, molto interessanti. E adesso abbiamo appena pubblicato Tutti in nome a questo sì, delle sorelle Ricci, una che scrive, l'altra che illustra, che è un bellissimo libro sul come uomini e animali selvatici possono ancora oggi convivere, non in Africa ma qui da noi, quindi tra ricci, poiane, daini, caprioli, cinghiali, e speriamo con i cinghiali di convivere, questa forse è una delle esperienze più difficili, insomma. Bene, questo è quanto. Devo interrompere anche, sì, perché sennò satura il microfono. Sì, quello è così. Ecco, questa intervista è terminata a causa del passaggio niente che meno di un mezzo cingolato. Dallo stand delle edizioni Araba Fenice ho comprato 2 libri che ho portato nella caverna e sono di Augusto Monti, Lettere della Grande Guerra, e Maggie, la staffetta delle langhe libere, di Giovanna Zanirato e Donato Bosca. Ho preso in mano il primo libro perché mi piace sentire l'evolversi degli avvenimenti tramite un'assidua sequenza di lettere. Essendo un cavernicolo, solo in seguito mi sono accorto che l'autore delle lettere, ossia Augusto Monti, una volta scampato alla Grande Guerra e alla prigionia, in seguito fu attivo antifascista e insegnante di liceo con allievi quali Cesare Pavese, Leone Ginzburg, Guido Seborga e Massimo Mila. Dalla caverna leggiamo 4 lettere del libro. Milano, 4 maggio 1917. Arrivo a Torino, carissima, in perfetto ordine. Data la pioggia torrenziale ed il ritardo, rinunzio alla gita dell'armaiolo. Vado però dall'ottico, trovo un paio di lenti bianche, quelle di cobalto non sono preparate. Le ordino. Andando a Torino le ritirerai tu. Piazza Paleocapa, a sinistra, svoltando dai portici Bardelli. Occhiali miope cobalto, numero 7. Per Augusto Monti, Chieri. Me le manderai col rimanente per pacco. Da Carolina, colpo di scena, emozione, Riccardo partito per Piacenza a prendere la batteria, tra pochissimi giorni, al fronte anche lui. Da Pietro, emozione, compiacimento, minestra di spaghetti con verdura, più 2 uova col burro, più insalata, più frutta e formaggio. Pietro viene alla stazione, baci e abbracci. In treno, un carico di ufficiali territoriali in assetto di guerra. Ad ogni stazione ne salgono mostrine rosse, imbarazzo visibile, preoccupazione meno visibile. Tutti a Cervignano, pare che si faccia colà un'appendice di corso ad uso e consumo degli ex allievi di Parma. Troverò conoscenze, intanto che dura quest'altra istruzione più pratica e meno affaticante. Molte cose possono nascere. Arrivo a Milano. Hotel Firenze, vicino alla stazione. Dormo come un ghiro tutta la notte e mi sveglio riposato e fresco. Dei 2 orologi, quello a braccialetto è immobile. Caricato non si muove, non vuole andare al fronte, pare. Ma lassù lo sveglieremo anche lui. Lire 2,50 di camera. Poco, lire 0,30 di caffè, troppo.
Zona di guerra. 7 maggio 1917. Carissima, sono dunque alla 16ª compagnia del 113ª fanteria ed ho raggiunto il mio battaglione nella posizione che occupa. Per ora il mio compito è qualcosa di mezzo fra quello del territoriale e quello del soldato attivo. Il luogo dove mi trovo, famoso per lotte accanitissime, è ora abbastanza tranquillo. Tra pochi giorni pare, anzi, che si debba tornare a riposo in un luogo anche più igienico. Naturalmente le disgrazie possono succedere dovunque, anche a casa, mentre stai nella tua stanza. Tu però non ti preoccupare, rimani tranquilla e cura bene più che mai la salute tua e l'educazione della piccolina. Sono rimasti con me nella mia stessa compagnia due dei tre compagni che avevano fatto il viaggio con me. Altri colleghi ho trovato, aspiranti e ufficiali di complemento, bravissimi ragazzi allegri e di fegato. Siamo a messa tutti insieme, compreso il comandante del battaglione. Cibo buono e sano e anche più di quello che si può avere in Italia. Dormiamo in branda, in una baracchetta. Tornati qui staremo anche meglio. Da ora in avanti non potrò scriverti così spesso, come ho fatto in questi giorni, perché dovrò vigilare gli uomini. Ma riceverai notizie mie con la maggiore regolarità che mi sarà possibile. Scrivi. Saluti a tutti. Baci a te e alla Luisotta. Carlin. Mauthausen, 4 giugno 1917. Carissima moglie, confermo i miei due telegrammi circa l'invio di biancheria e maglie. Poca roba, lo stretto indispensabile, pane, paste alimentari, divisa e la cartolina circa il recupero delle mie cassette e di un involto presso l'amministrazione del 113° in zona di guerra. Con la divisa mandami il berretto e un paio di scarpe, quelle che lasciai costì, e una giacca di tela. Mauthausen, 7 giugno 1917, data del timbro postale d'arrivo. Prigioniero illeso, manda biancheria, maglieria, rispondi telegraficamente. Augusto Monti. Come ho già detto, l'altro libro che mi sono portato in caverna è il libro di Maggie, nome di battaglia di Margherita Mo. Margherita è una sartina ventenne delle Langhe, piena di vita e felice del suo mondo. Quando dopo l'8 settembre i suoi coetanei sbandati tornano alle loro terre di origine e si danno la macchia nei dintorni, lei sceglie d'istinto di aiutarli, a rischio continuo della vita. Sulla copertina vediamo la foto di lei alla liberazione di Torino, mentre imbraccia lo Sten, il mitra. Lei ci tiene a specificare due cose su quella foto, ossia che ha una parrucca perché i repubblichini l'avevano rapata a zero e che non ha mai usato armi. Le sue armi erano la bicicletta e gli scarponi, dove portava di nascosto i messaggi. Anche da questo libro abbiamo tratto una pagina. Mi ricordo di una volta che ho trovato delle mele piccoline di montagna. Ne ho aperta una, ma c'era il verme dentro. Mi sono messa in tasca quella mela e quel verme. Volevo sentire qualcosa di vivo. Poi sono andata avanti nel mio cammino e ho trovato un seccatoio dove c'erano delle persone. Mi è sembrato di trovare il paradiso. Di notte in montagna è spaventoso se sei in guerra. Ho bussato e mi hanno fatto entrare. Mi hanno dato da mangiare le castagne bianche con il latte. C'erano una nonna, una signora, una bambina e tre gatti.
Io ho detto che cercavo mio fratello, per non dire chi ero.